Buonasera, siamo con Enzo Quartarone che ha organizzato e prodotto dei lavori a seguito di un corso di fotografia con una serie di allievi. Sono stati prodotti una serie di lavori che sono qui esposti. Alle nostre spalle abbiamo tutti i ragazzi che hanno partecipato e quindi siamo qui per chiedergli, insomma, come si è svolto questo corso, qual era il tema principale e come è stato affrontato. Buonasera, intanto ringrazio anche i ragazzi che sono qui intervenuti assieme a me. Questo corso è partito un po' in via sperimentale perché così un po' per scherzo, un po' per darci anche qualcosina come hobby, è partito in forma blanda, poi piano piano aumentando il numero dei ragazzi che volevano intervenire siamo riusciti a creare un gruppo abbastanza, diciamo, coeso tra loro. E siamo partiti proprio dalle tecniche di base, quindi lavorando proprio sulla ripresa fotografica, dalle tecniche iniziali dal negativo fino ad arrivare alle ultime tecnologie digitali. E niente, in 3 mesi si è cercato di fare qualcosa quantomeno un po' riassuntato, ma che coinvolga tutta l'ambiente fotografico, quindi dalla ripresa alla messa in opera delle fotografie che vediamo qui. E poi per finire, per concludere questi 3 mesi di corso, così un po' anche per premiare il loro impegno, abbiamo voluto fare una mostra a tema, un tema un po' particolare, le mani, quindi come senso anche di espressione, ed è proprio rigorosamente in bianco e nero perché comunque è sempre un po' più particolare del colore, anche un certo fascino. E anche comunque è stata scelta assieme a tutti i ragazzi. Che dire, io non pensavo neanche io di raggiungere un risultato con loro così in poco tempo, perché sono stati abbastanza assidui e sono molto soddisfatto sia delle opere che hanno fatto, ma soprattutto del gruppo, perché si è dimostrato veramente un gruppo di ragazzi che si sono impegnati tanto e anche molto amici tra loro stessi. Sono Giuseppe, ho 22 anni. E appunto ho fatto insieme agli altri corsisti questo primo corso fatto da Enzo e ci siamo divertiti per lo più proprio perché abbiamo iniziato a scoprire questo mondo nuovo che è la fotografia. Infatti piano piano abbiamo iniziato a capire il meccanismo sia della macchina in sé che della fotografia come sviluppo, diciamo, di un'idea, e quindi è un inseguire, diciamo, un'arte anche questa qui. Il corso si è svolto facendo sia una parte teorica che una parte pratica. Infatti, diciamo, quello che riuscivamo a captare a livello teorico poi mettevamo subito in pratica andando a correggere magari qualche errore insieme. Infatti abbiamo anche sviluppato un gruppo su Facebook cercando di dare un'idea magari a qualche nuova foto, capendo un po' cos'è appunto la fotografia e come esprimere. Perfetto, pensi e speri che ci sia una seconda edizione, quindi altre lezioni, altre cose da mettere in pratica? Sicuramente non è un corso fine a se stesso, infatti penso che la fotografia sia, appunto come ho detto fino a poco fa, un'espressione d'arte che va sempre migliorata e ricercata, quindi mi auguro appunto che Enzo vada avanti con questi corsi perché sono molto piacevoli da fare. Allora Enzo, ai prossimi ragazzi che parteciperanno, si spera numerosi, alla prossima edizione, cosa dire, come mettersi in contatto con te, come fare per partecipare? Io, bene o male, il prossimo corso, presumo già una quindicina di ragazzi che si sono interessati, di iniziarlo a febbraio. La sede del gruppo dove sono svolti i corsi è stato presso il mio studio fotografico, che si trova in via Principe Umberto 244. Spero che se saranno numerosi gli allievi che verranno a seguire, avere una sede ancora più adeguata per questo tipo di corsi. E comunque a febbraio ho intenzione, almeno per quello che mi è stato riferito da altre persone che vorrebbero partecipare, di inserire un secondo corso, sempre di primo livello di base. Niente, un'altra cosa che volevo dire è quella di ringraziare la struttura del Palazzo Bruno nella qualità del dottor Marco Stella, che ci ha ospitato qui in una forma abbastanza cordiale e amichevole. E non so, benvengano altre mostre del genere, che siano fotografiche, pittoriche. Bene, da Rassegna Megarese è tutto, alla prossima.
Rassegna Megarese ti dà voce. Raccontaci la tua disavventura. Denunciare i disservizi pubblici è un nostro dovere. Puoi contattarci su Facebook, sulla pagina Rassegna Megarese o chiamando al numero 329 37 64 993.